carissimi utenti, siamo qui a San Vittore del Lazio. In questo momento la squadra della Real San Vittorese si sta riscaldando per la partita contro la Uni Pomezia. Siamo qui con il capitano, ecco le immagini. Salve, buongiorno capitano. Ecco, no, capitano. Ecco, davvero un grande campionato il vostro, un campionato che in realtà merita davvero di essere osservato. Sì, sicuramente è un campionato che merita di essere osservato, oltretutto perché il calcio femminile è anche poco seguito. E vorrei fare anche in questa occasione un appello a tutte le persone che non ci valutano come dovuto, perché c'è secondo me da spendere anche per il calcio femminile, spendere, parola spendere in tutti i sensi, perché il primo problema proprio dell'evoluzione del calcio femminile è che non esiste o non si trovano abbastanza soldi per affrontare un campionato che è molto dispendioso, sia a livello di economico che a livello di energie. Noi ci troviamo e dobbiamo ringraziare in questo senso sia l'amministrazione comunale di San Vittore del Lazio, nella persona dell'assessore Roberto Bucci e il sindaco avvocato Nadia Bucci, sia il presidente Guido Gatti, che a settembre, quando in realtà le cose già dovevano essere fatte, noi stavamo in pratica senza un campo, senza una struttura, e loro ci hanno accolto e ci hanno aiutato per far sviluppare questa nuova realtà qui al paese, che è la prima volta. Ecco, davvero stiamo assistendo in questo momento al riscaldamento della squadra con l'allenatore, ricordiamo, mister Evangelista. La squadra si sta riscaldando, ricordiamo che la squadra è situata nelle posizioni alte di classifica, dove c'è anche la Roma Calcio Femminile, questo è molto importante come dato oggettivo, e anche il Frascati Calcio. Ecco, davvero un grande campionato il vostro, vi siete posizionati dietro, cioè tra due realtà di grande spessore. Sì, come le dicevo, noi siamo partiti un po' all'arembaggio, poi siamo riusciti a costruire una squadra che secondo me ha tutti gli attributi per poter cercare di vincere questo campionato. Noi sicuramente ce la metteremo tutta per passare il girone, perché funziona, qui sono due gironi, le prime tre di ogni girone, poi vanno ad affrontare, si vanno a scontrare per una fase playoff, per poter poi andare a disputare la Serie B. E qui rinnovo l'appello per seguirci e darci una mano a tutti gli effetti. Ecco, capitano, qual è l'età media? L'età media siamo intorno ai 23-24 anni. Poi vabbè, ci sono le due vecchiette della squadra, che siamo io e Amelia Castelli, che portiamo avanti questo gruppo con la nostra esperienza, dato che abbiamo anche giocato in categorie superiori. Ecco, in più ricordiamo che voi avete vinto davvero le partite qui, avete fatto risultati importanti, vero? Sì, qui in casa siamo quasi infallibili, perché abbiamo sempre vinto, e un pareggio con il Frascati, che è la prima in classifica. E c'è da fare un ringraziamento particolare al pubblico, perché ci segue sempre. In particolare vorrei ringraziare la moglie del presidente Guido Gatti, la signora Arbao Marianna, perché è colei che ci sostiene, è colei che anche fuori dal campo ha sempre una parola per tutte, ed è la prima che sta sugli spalti, acqua, vento, neve, ci segue sempre. Ecco, ricordiamo che c'è anche il pubblico che segue con attenzione la squadra della Real San Vittorese, ricordiamo un comune di 1000 abitanti, un comune di 2000 abitanti, vabbè, un comune piccolo, e in realtà riesce ad avere oltre al calcio femminile c'è anche una squadra maschile e in più anche una squadra giovanile. Ricordiamo che la squadra attualmente sta effettuando un grande campionato, e giustamente voi assolutamente avete intenzione di vincerlo.
Sì, quella è l'intenzione, ce la metteremo tutta, ce la metteremo per noi, ce la metteremo per ringraziare la società, per ringraziare il pubblico, per ringraziare le persone che ci seguono costantemente, che sono il mister Felice Evangelista, il dirigente accompagnatore Gianni Gallone e l'altro dirigente Emilio Picano. Sì. Ecco, i colori sociali, prego, capitano. Bianco e azzurro. Bene, e il logo giustamente corrisponde al logo del comune di San Vittore del Lazio. Sì, sì. Bene, ringraziamo il capitano Moro per l'intervista di oggi in anteprima. Mentre la squadra della Real San Vittorese sta effettuando il riscaldamento, anche il capitano Moro dovrebbe fare la stessa cosa e gli auguriamo praticamente un'ottima gara. Grazie all'attenzione. Sì, utenti, siamo qui a fine gara con mister Vangelista, una grande vittoria quella della Real San Vittorese che grazie al capitano Moro, dobbiamo dire la verità, ha vinto questa gara per 2-1. Davvero il capitano Moro è stato un capitano non solo incisivo ma ha fatto anche spettacolo in campo, come se potute vincere, vero mister? Sì, sì, verissimo, il capitano è stato grandissimo, ha dato proprio l'esempio, nonostante tutto ha avuto una settimana un po' giù di morale, ma comunque ha dato atto alle sue potenzialità, al suo carattere. Infatti ci ha fatto vincere una partita difficilissima, per noi era importantissimo per la classifica e mantenere il secondo posto. Ecco, diciamo è un modello di esempio anche per l'intero calcio dilettantistico, vero? Sì, verissimo, anche perché comunque giocano a calcio da tanti anni e il capitano soprattutto ha, anche su con l'età, cioè, quasi 40 anni, e da prendere non da esempio ma molto di più. Bene, alla fine per quanto riguarda la Real San Vittorese, voi avete vinto questa gara, quindi vi posizionate sempre in una posizione più in auge. Sì, 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 questa vittoria comunque, come dicevo prima, ci blinda il secondo posto, tra virgolette, e comunque speriamo che la prima riesca a perdere qualche punto, così riusciremo a salire anche, a scavalcarla, diciamo. Bene, ringraziamo mister Evangelista, grazie dell'intervista su telesport.name.